Giulio Velasco, che dire, battere le campionesse d'Europa 3-1 in casa loro non è da tutti i giorni. No, non era tutti i giorni, soprattutto perché loro avevano sia Caracol che Vargas, avevano Valladin, avevano le due palleggiatrici. Cioè, abbiamo fatto una partita molto molto buona, una vittoria di squadra. Sono molto contento per queste ragazze che hanno lavorato durissimo, bene. Abbiamo lavorato tanto sulla recezione, è stato uno dei punti forti, penso, della partita. Abbiamo ricevuto sempre bene, con battute che erano difficili. Abbiamo sbagliato poco in battuta, mettendolo anche in difficoltà. Poi, insomma, abbiamo giocato bene dappertutto contro una Vargas, oltretutto, che ha fatto una grandissima partita, perché se uno dice, vabbè, la Vargas in giornata no, per la Vargas era infermabile quasi. L'abbiamo murata alcune volte, non siamo riusciti a difenderla, però abbiamo fatto una partita di squadra senza subire, senza mollare. È stato solo un momento che abbiamo cominciato a fare troppi pallonetti, che le ho spronate, però veramente sono molto contento per loro, fondamentalmente per loro, perché questa scelta di venire lasciando riposare una settimana e che cominciano a allenare le giocatrici della Champions era una scelta certamente con i suoi rischi, però io avevo fiducia in questo gruppo che aveva lavorato molto bene, alcune dall'8 aprile, altre da più tardi, che hanno lavorato 2 settimane, e questo ci dà molta fiducia, ci dà molto spirito di squadra. Adesso uniremo i due gruppi, dobbiamo continuare su questa scia, migliorando alcune cose ancora, insomma, con grande umiltà ma con grande convinzione. È stata un'Italia, come hai detto, molto organizzata, senza fretta di chiudere anche i colpi, in contrattacco. Però dopo quel primo set hai avuto un po' paura di rivedere come con la Polonia? Anche una prova di carattere è stata stasera. È stata una grandissima prova di carattere, che tra l'altro con la Polonia abbiamo perso un primo set che abbiamo rimontato il 5-1, poi siamo andati 4 punti sopra e poi l'abbiamo perso alla fine, ma nel secondo con la Polonia ancora una volta abbiamo perso 25-23, ossia non abbiamo mollato. Io questo l'ho sottolineato alla ragazza, era molto importante questo. Era la prima partita con ragazze che, insomma, alcune non avevano grande esperienza internazionale. E oggi poi abbiamo vinto con la Germania e con la Bulgaria, che erano 2 squadre che dovevamo battere, e questa era la prova del 9, è venuta tutto bene. Poi non ci montiamo la testa perché sappiamo che la Turchia è una squadra fortissima, però ci dà grande fiducia, ci dà non solo allegria ma proprio convinzione di che il lavoro paga, che possiamo giocare con lucidità. Come le ho detto prima della partita, il nemico numero uno è il dubbio, non dobbiamo dubitare, dobbiamo giocare decise su ogni palla, e questo le ragazze l'hanno fatto, sono state straordinarie, veramente straordinarie. 10 punti, oltre 10 punti conquistati per il World Ranking, quindi anche in chiave olimpica molto importante. Qual è il bilancio di questa prima pool? È stato più che positivo, perché tranne la prima partita che non abbiamo fatto 2 partite con la Svezia, per la Svezia senza la Hawk. Certamente non è una squadra forte, non ci ha dato la misura del ritmo di gioco che avevamo bisogno, per cui la prima partita l'abbiamo un po' subita da questo punto di vista, però poi è stato un increscendo. Un 3-1, poi un 3-0 e poi un 3-1 con la Turchia, quindi il bilancio è più che positivo. Questi punti che abbiamo vinto, intanto i piccoli, pochi punti che abbiamo vinto con Germania e la Bulgaria fanno brodo. Questo fa un sacco di brodo, perché siamo in una posizione molto vantaggiosa adesso. Adesso dobbiamo fare squadra con le altre ragazze che stanno lavorando benissimo a Milano, come mi hanno riferito sia Bernardi, sia Cichello, sia Vani, il preparatore fisico, stanno lavorando benissimo. E quindi adesso li mettiamo insieme e andiamo a Macao. Ultima domanda, quando hai accettato l'incarico, era per rivivere anche in azzurro partite come queste, in un clima come questo? Ma è bellissimo, bellissimo. Questo, io l'ho detto alle ragazze, godiamoci questa partita, perché è troppo bello giocare con tutto il pubblico contro, non so quante persone entrano qua, ma tante. Dovevamo divertirci, dovevamo essere determinati, dovevamo non avere dubbi, dovevamo non subire, anche se in certi momenti si può soffrire, però non subire l'avversario, e così hanno fatto. Veramente è molto importante. Questa partita è molto importante perché la mentalità vincente si costruisce vincendo, e quindi noi abbiamo vinto le ultime 3 partite con ragazze che non sono quelle, diciamo,
alcune di loro non sono tra le più forti, noi abbiamo ragazze molto forti che stanno lavorando a Milano e quindi questo ci fa ben sperare nella costruzione di una squadra che prima ci dà la qualificazione, che siamo sempre più vicini, poi questi punti sono importantissimi, sia per dopo puntare a oltre a qualificarci, arrivare alla finale del VNL e poi alle Olimpiadi.